Amici sportivi, amici di G-Sport, ben ritrovati dallo Scarfiotti Scorpion di Potenza Picena, il 26esimo Memorial Carrini Orselli in campo per la finalissima dopo 61 partite giocate dal 13 maggio al 22 giugno 2024. Porto Recanati e Palmense in cornice di pubblico splendida per questi ragazzi, categoria juniores, Porto Recanati e Palmense per giocarsi la finalissima. Intanto la coreografia dei tifosi arancio per provare a strappare un sogno, per provare a diventare grandi, con dei giocatori che in campo salutano ed applaudono i propri sostenitori, giocatori che però oggi hanno l'occasione, se grandi non lo sono, di diventarlo per la prima volta. Ben trovati da Giacomo Florio, a dirigere l'incontro saranno i signori Eletto della sezione di Macerata, assistito da Bella Gamba e Cercaci. Tutto pronto per iniziare, saluto tra i due capitani con il Porto Recanati in maglia arancio, la Palmense in maglia nera, per decretare chi sarà la regina di questa 26esima edizione. Tutto pronto. Fischietto in bocca. Semaforo verde. Si può partire, partita la finale tra Porto Recanati e Palmense, con i padroni di casa, almeno sulla carta, a girare il primo pallone. Con Lorenzo Giri in avanti, poi arriva Quercetti, il contropiede ora della Porto Recanati. Giri in avanti per Quercetti, in area di rigore Quercetti prova ad arrivare sul fondo, pallone dietro con gli Iommi che ci mette una pezza e poi allontana la retroguardia della Palmense. Primo vero brivido della partita sull'asse Quercetti Papini, non trovato quest'ultimo per il buon intervento di Iommi. Tanti saltatori in maglia arancio, pallone che arriva sul secondo palo, il colpo di testa da parte di Perini, altro rischio e carica l'ambiente Quercetti. Movimento di Pucci, cercato in profondità, gran palla Pucci, posizione che era stata giudicata regolare, non ha controllato il numero 9 sulla gran palla di Pellicetti. Poi sempre Perini che allarga il pallone per Papini in area di rigore. Papini spara altissimo, se l'è divorato Papini. Che occasione questa per il Porto Recanati. Pallone tagliato dentro, la deviazione è il pallone che non è entrato sul salvataggio miracoloso di Carneiro. Ha avuto una chance colossale la Palmense di passare in vantaggio, arrivati al 21esimo. Il pallone che quasi ha dato l'illusione del gol e poi dal nulla come un fantasma Carneiro. Pressione di Santini, recupera Pellicetti che imbuca per Pucci in area di rigore. Pucci calcia, gran giocata, gran movimento, pallone alto, poi pallone dietro di Silenzi per Iommi quando non c'è più tempo. 0-0 la prima frazione tra Porto Recanati e Palmense in questa finale del 26esimo torneo Carlini Orselli. Piccolo break e poi torniamo per i secondi 45 minuti. Amici sportivi, ben ritrovati per seguire il secondo tempo di Porto Recanati Palmense, con Oletto che ha il fischietto in bocca, squadre che hanno invertito la propria posizione in campo e si parte per i secondi 45 minuti. Pallone affidato ora alla Palmense che prova subito ad andare in avanti. Santini lotta sul punto di battuta, c'è Lorenzo Giri, vediamo se cercherà un pallone dentro, se cercherà lo scambio lì vicino con Papini. Pallone girato all'interno dell'area di rigore, colpo di testa, è in vantaggio il Porto Recanati con il gran gol da parte di Perini. 1-0 dopo 2 minuti e 48 secondi del secondo tempo, in vantaggio il Porto Recanati. Assist di Giri, colpo di testa di Perini perfetto che batte Iommi. Perfetto, veramente la girata da parte del numero 4 del Porto Recanati che esplode sotto la parte dei tifosi arancio che poco fa inneggiavano al tecnico Gianni Giannini e risultano insieme a Perini per il vantaggio arancio sull'asse Giri Perini. 1-0 arrivati al minuto numero 3 o 48esimo che si voglia di questa ripresa. Un solo uomo in barriera per Osama, pallone tagliato direttamente sul secondo palo, il colpo di testa velleitario da parte di Silenzi che non inquadra lo specchio della porta. Lui preferito in verticale però Grandicelli, attenzione a lui, Grandicelli con il destro, l'uscita non è finita, Grandicelli, il salvataggio provvidenziale da parte
di Compieta che salva la Palmense da un possibile raddoppio. Giri in buca per Trulli, ha un po' di spazio il numero 11 del Porto Recanati che può puntare uno contro uno, pallone messo dentro sempre per Giri che prova a saltare un uomo, ne salta due, ne salta tre, sempre Giri con l'esterno, Giri, palo! Che gran giocata da parte del numero 8 del Porto Recanati che ha fatto tutto alla grande, sfortunato con l'esterno, prende palo. Carneiro che avanza, palla al piede, sempre Carneiro, calcia Carneiro, pallone alto, bella azione personale del numero 2. Con Osama che va a lungo, non c'è più tempo, finisce qui, il Porto Recanati vince il 26esimo torneo. Carlini Orselli lo fa attraverso il gol di Perini al terzo minuto della ripresa su colpo di testa che fa esplodere di gioia i tantissimi arrivati qui allo Scorpion di Potenza Picena. Una bella partita combattuta con la Palmense che ci ha provato fino alla fine, non è riuscita però a trovare la rete del pareggio. Non ci resta che ringraziarvi e salutarvi da parte di Giacomo Flori, un appuntamento ai prossimi eventi sportivi. Qui con Leonardo Giri, festa che è iniziata senza di te perché ti ho rubato, ti sei fatto male nel finale, ma penso che la gioia per questa 26esima edizione di questo Carlini Orselli sia immensa uguale. Sì, siamo contentissimi perché siamo un gruppo bellissimo, ci conosciamo da sempre, siamo nati insieme, siamo cresciuti insieme, è bellissimo portare a termine questa avventura così. So che vorresti andare a festeggiare con i tuoi compagni, ma vorrei chiederti, l'azione che hai fatto lì, tutta bella, non hai mai calciato, poi sei andato sul destro con l'esterno e hai preso palo, tanta sfortuna. Molta sfortuna, sì, però va bene così, dai, fa niente. L'importante è che abbiamo portato a casa il risultato e che abbiamo vinto il torneo. Stasera come festeggiate, sabato sera? Vedremo. Grazie mille, vai a festeggiare. È qui la festa dunque del Porto Recanati. Andiamo a intercettare il mister Gianni Giannini. Vieni un po' qui mister, complimenti. È stato inneggiato dai tifosi, sei stato inneggiato dai tuoi giocatori. Una vittoria che è arrivata nell'inizio di questa ripresa. Tanta emozione immagino. Tanta perché è stato un percorso. È stato un percorso bellissimo, iniziato ad agosto, abbiamo iniziato un campionato in sordina e poi questi ragazzi si sono impegnati sempre al massimo. Io mi ero accorto fin dall'inizio che c'era un organico importantissimo, infatti abbiamo fatto un bel campionato sul provinciale e a Carlini la prima partita quando abbiamo giocato la San Giustesa avevo capito che potevamo fare tanta roba. Insomma ci siamo divertiti, abbiamo fatto un ottimo campionato secondo me e un ottimo Carlini Orselli. Merito alla società, ai ragazzi, a loro perché c'hanno tanta roba a Porto Recanati. Io il primo anno che allenavo a Porto Recanati non mi aspettavo mai di fare subito colpo. Colpo l'hai fatto benissimo, penso a questi ragazzi che ti sono venuti sopra, hanno festeggiato, ma anche i tifosi prima, no? Cosa? Un impegno da parte nostra, loro ci hanno sempre seguito. Infatti ho trovato una cosa molto strana, che la Juniores aveva il tifo, siccome c'è qualche ragazzo straniero tra gli amici, hanno organizzato un tifo, sono stati sempre presenti a tutte le partite, sia in campionato che a Carlini Orselli. Aggettivo direi splendidi. Fantastici, io sono di Potenza Picena, ho allenato una vita a Potenza Picena e vincere il Carlini a Potenza per me è il massimo, proprio è il top. Una vittoria che possiamo dire vale totalmente il doppio visto che sei di Potenza Picena, hai vinto Potenza Picena, adesso ci saranno poi le premiazioni, ti lasceremo. Ecco, a livello personale cos'è, una rivincita, un traguardo bellissimo di un percorso che iniziamo tanto tempo fa quando lasciavo perdere a giocare a calcio, e il mio primo trofeo da allenatore importante e all'apice insomma di questa cosa qua. Sono contentissimo, felicissimo di questo traguardo. Grazie mister, vai a festeggiare, grazie mille, ciao. Qui con Perini, autore dell'unico gol di questa finale, 1-0, che vale veramente un trofeo. Domanda, ma che gol hai fatto? Vabbè, è stato diciamo uno frutto di uno schema fatto dal mister. Poi vabbè, sono stato bravo, una grande palla in mezzo e poi sono stato bravo anch'io a colpire bene. Cerco un po' di rimbalzare la domanda che ho fatto al mister a te. Dopo il gol sei venuto qua sotto i tifosi a esultare, quanto hanno significato quest'anno? Tanto, tantissimo, ci hanno seguito in tutto il campionato, tutte le partite, quindi sono come un 12esimo uomo per me. Stasera come si festeggia? La stessa domanda fatta anche a Giri, la faccio anche a te? Non si può dire. Grazie mille.
qui con Michele Di Ruscio, tecnico della Palmense, al termine della finale purtroppo direi persa contro il Porto Recanati. Avete preso gol dopo 2 minuti dall'inizio della ripresa, ci avete provato fino alla fine, va bene così? Sì, siamo partiti un po' contratti, era comunque una finale sentita, è la nostra prima partecipazione al torneo, poi ci siamo messi sotto, però non ci siamo riusciti a fare gol, complimenti a loro, comunque hanno fatto anche loro la cavalcata grande. Noi abbiamo avuto un girone difficilissimo, Civitanovese, Matelica, già tanto che abbiamo passato il girone siamo arrivati fino in fondo, solo un grande applauso a questa squadra meravigliosa, diciamo, ecco. Il cammino che avete fatto è stato, come ha detto lei, splendido e meraviglioso. La finale purtroppo si sa, è una partita a sé, è andata in questo caso male per voi, bene per il Porto Recanati che ovviamente è contenta, ma quello che io le vorrei chiedere un po', tanto è una categoria juniores, giovanile, no? Questi giocatori, questi ragazzi diventeranno poi grandi, quindi è una finale che è anche formativa, no? Una sconfitta. Lei da mister di questa squadra, ovvero da secondo papà se vogliamo dire, cosa si sente di dire ai suoi ragazzi? Fratello maggiore, diciamo, dai, secondo papà. No, sono bravi, si impegnano sempre, hanno dato tutto, e sicuramente avranno un grande futuro, si sono uniti, hanno fatto squadra, solo un grande applauso, avranno un grande futuro tutti quanti, sicuro. Per quanto riguarda poi adesso questa stagione è finita, l'anno prossimo? L'anno prossimo ripartiamo più carichi di prima e proveremo a rifarci, dai. Grazie mille, mister. Grazie a voi, grazie. Qui con Gianluca Sacchi, figura internazionale a livello arbitrale dell'AIA, qui per premiare i 3 ragazzi che hanno arbitrato questa 26esima edizione del Carlini Orselli. Tu che sei di Macerata, che sei tornato qui per assistere poi a questa finale, cosa ne pensi di questa competizione? Ti fa sempre, credo, molto piacere. Assolutamente, un torneo bellissimo, tra l'altro io l'ho anche arbitrato e giocato, quindi insomma mi appartiene proprio come ricordo di gioventù questo torneo. Niente, sempre una bella cornice di pubblico, i ragazzi si sono comportati benissimo, è anche un bel torneo per far esprimere le nostre potenzialità arbitrali, perché ci sono tantissime, siamo arrivati a 290 associati a Macerata, arriveremo a 300 per il prossimo anno, e con il nuovo corso i ragazzi possono giocare e arbitrare, quindi stanno sempre più crescendo i numeri, appunto, per la nostra sezione che insomma vanta una storia importante, dai. Credi di essere un po', diciamo, il trascinatore di questa tradizione a Macerata, di questa nuova, diciamo, leva che si sta formando, come hai detto tu, 300 ragazzi, la nuova possibilità di giocare, arbitrare, credi di essere, diciamo, importante tu come figura, come persona sotto questo punto di vista? Beh, io credo che la cosa più importante sia dare esempi positivi, esempi giusti, e quindi lavorare sempre in maniera corretta e dare sempre il massimo per raggiungere quelli che sono gli obiettivi che ci si pone nel percorso, nel cammino. Quindi l'importante è dare l'esempio giusto, ecco. Poi se c'è chi mi viene dietro è sempre, insomma, positivo, ecco. Grazie mille. Grazie a voi.